casa? Il sole è già alto? Che ore sono? Oh! Ragazze, svegliatevi! Abbiamo dormito fino a tardi! La scuola inizia tra meno di 30 minuti! Svegliatevi! Diana, perché stai urlando? Perché non possiamo essere tutti in ritardo a scuola! Sapranno che c'è qualcosa di strano! Ma andiamo, che ore sono? Che ore sono? Sono già le 4! Cosa? Prepariamoci, avanti! Sì, forza! Dobbiamo fare in fretta! Diana, e i ragazzi sono già andati a scuola? O sono ancora lì? I ragazzi! Corri! Dovete svegliarvi! Andiamo presto! Forza! Prendiamo un bel respiro e calmiamoci. Faremo tardi a scuola, quindi avanti, svegliatevi! Sì, sì, dai, dovete svegliarvi, dai! Forza! È tardi! Ancora un altro minuto! Fuori di qui! No, non ce ne andremo! Alzatevi subito! Dobbiamo arrivare in 30 minuti! E lavatevi quei denti puzzolenti, per favore! Diana, apri le finestre perché se torna tua zia e sente questa puzza capisce tutto! Ragazze, sbrighiamoci! Siamo tutte in ritardo! Giada, Diana, che facciamo adesso? Dove il bagno? Dove mi cambio? Sì, sono di là! Avanti! Diana, perché ci hai chiusi da soli in casa? Avevo paura! Simone, sbrigati e preparati per la scuola! Dove mi lavo i denti? Simone, lavali qui, forza! Accidenti, Diana, andrò a scuola con i calzini sporchi! Non preoccuparti, li compreremo per strada, Diana, okay? Non è strano che tua zia porti il 46 di piedi? È davvero molto strano, è curioso, no? Ragazzi, è una donna molto massiccia. Va bene, dobbiamo sbrigarci, avanti! Ragazzi, che cos'è questo? Io voglio un dentifricio! Ma quella è una schiuma detergente! Ok, ma dov'è il colluttorio? Kev, questo è per te, mettilo prima di lavarti, forza! Ma certo, dammelo subito! Perfetto! Per fortuna che iniziamo la seconda ora oggi! Sì, è vero! Siamo fortunate che le nostre classi non inizino prima della seconda ora, altrimenti saremo nei guai! Aspettate, ragazze, ma dove sono i ragazzi? Ragazzi, sbrigatevi! Che nottata assurda! Il letto era durissimo stanotte! Io ho dormito sul pavimento! Sì, c'è una strana energia qui! Sono d'accordo! Scomodissimo! Ma se sei l'unico che ha dormito da solo sul letto! Sì, e continuavi a gridare che eri il nostro re! Datevi una mossa, avanti! Sì, fate con calma, tanto siamo solo un tantino in ritardo! Se continuate così ci metteranno in punizione! E stasera dovremo studiare! Cucina! Facciamo colazione! Kev, chiudi quella porta, siamo in ritardo, non possiamo fare colazione. Sai, Diana, mia madre mi prepara sempre del tè con i biscotti. Sì, con frittelle e panini. Vorrà dire che quando tornerai a casa la mammina preparerà frittelle e panini. Ora però dobbiamo andare a scuola. Andiamo. Ragazzi, dobbiamo organizzare una serata divertente. Sì. Qualcosa di più divertente dell'ultima volta. Sì. Ragazzi, non rovinerete tutto io come ieri. Io e Kev rimarremo a casa oggi. Sì, è noioso qui. Ah, ti annoi, Kev? Vedo che però le fasce degli altri ti piacciono, eh? Ti ammazzo! Diana ti ha sotterrato, eh? Patrick, ma dove sono? Giorgia, stanno arrivando! Sono già in ritardo di un minuto! Abbi un po' di pazienza, stanno arrivando! Sì, sono in ritardo! Art, ero preoccupata per te! Non avere paura, Julie! Io sono forte! Ok, sei forte! Fumate, eh? No, stavamo solo cercando una coccinella. Smettetela con questi giochetti. Gigi e Patrick ci stanno aspettando, andiamo. Giorgia, Patrick, ciao. Dove siete stati, eh? Siamo venuti qui correndo. Sì, io e Art siamo stati velocissimi. Ve lo ricordate il piano? Sì. Combatteremo insieme. Siamo contro le cheerleader. Perfetto, Patrick, adesso fammi scendere da qui. Eccomi da te. Ok, Patrick, adesso prendi il mio zaino. Ok. In
Insomma, ragazzi, se queste cheerleader se la credono così tanto, anche noi ce la crederemo e saremo come loro. Senti, Gigi, ma perché hai deciso che sei il capo della banda? Il capo della banda è chi ha una casa. E voi ce l'avete una casa che continuate a fare i capi? Non ha niente, si mette solo in mostra. Tu ti stai mettendo in mostra. Io ho deciso di affittare un appartamento esclusivo per uomini d'affari. Siamo meglio delle cheerleader, dei giocatori di basket e di quelli di calcio. Ragazzi, se Art ha un appartamento, io e Art saremo i capi della banda, d'accordo? Avete capito? Va bene, ragazzi, ma se Art e Julie saranno i capi della banda, allora io sarò la vostra amministratrice. Sono stata chiara? Esatto, ascoltate Giorgia. Questo significa che solo i nostri prescelti potranno venire alle nostre feste. Ma se le cheerleader hanno già dei prescelti, rimaniamo solo noi. Siamo tutti qui, quindi siamo tutti eletti. Art, quando sarà pronto questo appartamento? Abbi pazienza, una cosa alla volta, Giorgia. Toglietevi di mezzo, per favore, fateci passare, via. Non so come farò a vivere con Diana, io sono già stanco. E qui c'è un'aura negativa. Raga, qualcuno ha un panino? Diana non mi ha dato da mangiare. Niente panini. Che cacchio di tirchi che siete. Cavolo, ragazzi, li avete sentiti o li ho sentiti solo io? Abbiamo sentito. Diana non ha dato da mangiare nemmeno a Kev. Quindi sono andati a vivere tutti insieme? Quindi adesso Bruno vive con Giada. Bene, Bruno. Art, devi dimenticare Giada, ok? Chissà come se la passano. Allora, Art, domani affitterai un appartamento e vivremo tutti insieme in questo appartamento in affitto proprio come loro. Chiaro! Forza, ragazzi, lasciate passare i ragazzi, su, sbrigatevi! Dai, ragazzi, siete così lenti! Ok, ciao! A presto! Ciao! Sentite, raga, io oggi non ho intenzione di allenarmi a stomaco vuoto. Raga, ma avete sentito quell'aura negativa in casa? Sì, un sacco. E anche se amo Diana, non riesco a vivere sotto lo stesso tetto. Ok, sì, ma adesso che le diciamo, però? Potremmo inventarci che la luce è andata completamente via e noi siamo rimasti chiusi in camera. A me prima interessa sapere chi aveva gli occhi luminosi ieri sera. E sentiamo, chi aveva gli occhi luminosi? I miei no, di certo, non si illuminano al buio. E chi mi dici tu, invece? Lasciami in pace. Ok, ragazze, ora faremo un allenamento veloce e poi andremo a casa. Diana, non possiamo allenarci e pensare a come vendicarci dei ragazzi? Verranno a casa tutti quanti anche oggi? No, non tutti. I giocatori di rugby torneranno a dormire nelle loro case. Ci saranno solo Bruno e Simone. Ok, e quindi io e Nat che veniamo a fare? A guardare le vostre tenerezze? È meglio se fai tornare anche i giocatori di rugby. Ragazze, io so solo una cosa. Non mi importa dei giocatori di rugby, ma quelli di basket devono essere rieducati. Bruno non è più carino con me come all'inizio. Ragazze, Simone allora è diventato persino amico del mio ex Dima. Voglio dire, niente ha più senso ormai, no? È tutto strano. Ragazze, voi tornate a rieducare i vostri giocatori? Nat e io torniamo a casa oggi. Ma come, ragazze? Non potete tornare a casa, non avete scelta, dovete vivere con noi. Avete dimenticato che siamo nella stessa squadra e che le cheerleader stanno sempre insieme? Ok, ragazze, ma almeno passiamo al supermercato, non c'è niente da mangiare a casa. Sì, e io voglio il gelato al pistacchio. Ok, ragazze, ci fermeremo al negozio di alimentari, ora facciamo pratica. Siamo le più fighe! Siamo le più belle! Li faremo a pezzi! Siamo le arance! Ok, ragazzi, cominciamo con le regole, d'accordo? Nessuno toccherà il mio ananas nel frigo. Nessuno, ok? Giorgia, ascolta, non ho capito perché sei tu a stabilire le regole. Sì, non sei tu quella che ha un appartamento? Zitte! Regola numero 2. I ragazzi puliscono l'appartamento. E perché dobbiamo pulirlo noi? Io non ho intenzione di pulire. Silenzio, e le ragazze prepareranno da mangiare. Giorgia, ma perché dai degli ordini? Nessuno te l'ha detto che sei un amministratore, eh? Come no? L'ho deciso io che sono un amministratore. Vi prego, silenzio, altrimenti Giorgia si arrabbierà e mi sgriderà. Ma come fai a uscire con lei? Patrick, smettila di bisbigliare e regola numero 3. Senti, Gigi, smettila con le regole, altrimenti ti farò uscire dalla banda. Sì, stai esagerando. I ragazzi dovrebbero essere al comando. Esatto, noi tre saremo al comando. No, raga, non posso, lasciate che lo sia Giorgia. Allora ascolta la tua Giorgia. Io e Art saremo al comando. Domani usciamo tutti insieme. Sì, usciamo! Ciao! E le mie regole? Io le ascolterò, Giorgia.
Diana, voglio dirtelo. Oggi i ragazzi si vendicheranno contro di voi. Cosa? Simone, tu sei dalla loro non parte. Non è colpa mia. Come fai a saperlo? Te l'hanno detto? Sì. Bene, Bruno. Non mi è piaciuto quello che ho visto ieri. Dobbiamo fare in modo che non succeda più. Ma io sono sempre così. No, non è vero che sei sempre così. Dima, non voglio andare a casa della zia di Diana. Che vuol dire non vuoi? Che non voglio avere fame. A proposito, rugbisti, oggi non verrete a casa della zia di Diana? Non potete più venire. Scusate, perché? Oh, sì, mangerò frittelle con panna a casa. Kev! Quindi siamo solo io e Bruno? Giada, è uno scherzo, vero? No, Bruno, non è uno scherzo. Io e Diana vi rieducheremo. Diana! Beh, Simone, non riesco a capire come tu possa essere amica del mio ex Dima. Pensavo che lo odiassi. Sì, ma tu hai spento la luce e noi abbiamo avuto paura. Vero, raga? Sì, ma col coraggio dei tuoi occhi a brillantino. Ma non è vero! Cosa? Chiedi a Dima! Bene, ragazzi, allora andiamo? Andiamo, su! Giocatori di basket, siete pronti? È ora di andare, forza! Andiamo! Cavolo, Bruno, adesso che facciamo? Questa è tutta colpa di Dima e dei suoi strani compiti. Ma noi siamo forti! Andiamo! Tutto è andato come doveva andare e ora vado a prendermi a casa delle frittelle. Frittella? Ora li raggiungiamo e andiamo a casa della zia! Oh, le possiamo almeno comprare? Ovvio, andiamo! Amo anch'io le frittelle! Art ha un appartamento da affittare e quindi lo possiamo usare per fare le... A me prima interessa sapere chi aveva gli occhi luminosi ieri sera. Non ce la faccio. E saremo noi a decidere chi verrà. Giusto. Sì, allora noi faremo in modo... E allora io e Laila che cosa faremo? Vi guarderemo e basta tutto il tempo? Sì, infatti, dovremo almeno...